Buongiorno e benvenuti da Borsare Strumenti Musicali. Oggi faremo un video veramente nello specifico. Vediamo come si smonta un flauto. Abbiamo questo flauto in riparazione. Già qua subito vediamo una ammaccatura, vedete? E questa ammaccatura l'andremo a togliere subito. Vi faccio vedere, vedete che ho questo bellissimo ferro fatto apposta. Inserisco la testata qua e poi spingendo nel modo giusto, come vedete, l'ammaccatura è sparita. Adesso è rimasto un segno, ma nel momento in cui io lo vado a lucidare tornerà perfetto e non si vedrà nulla. Detto questo, iniziamo a prendere lo strumento. Questo è uno strumento fori aperti, uno strumento in argento, e lo andiamo tranquillamente a smontare. Prendiamo cacciavite alla mano, partiamo dalla prima vite, svitiamo, ci vuole una mano molto ferma e molta sicurezza. Andiamo a svitare tutto il perno. Poi con la pinzettina ci aiutiamo, chiaramente una pinzettina non dentata, una volta che l'abbiamo svitata del tutto, chiaramente la vite, ecco, ce la possiamo fare in alcuni casi anche con le mani, però la pinzettina sicuramente ci aiuta. Ecco, vedete, la chiave deve stare perfettamente dritta, poi io la vado a riporre dentro e l'appoggio nella sua custodia. Abbiamo quello che serve per mettere le molle, andiamo a togliere le molle, andiamo a sfilare la meccanica, perché questa poi è una meccanica in linea, quindi avremo un perno solo. Passiamo alla mano sinistra, cioè la mano destra volevo dire, scusate l'errore, vado a svitare la vite, vado a togliere tutte le molle e vado completamente a toglierlo e l'appoggio qua. La vite poi la terrò avvitata per fare in modo che non si perda. Passiamo all'asta trilli, svitiamo la prima vite da questa parte, quando vediamo che va via vado a togliere la molla e tranquillamente poi vado a sfilare, quindi basta solo un attimo di attenzione nel vedere com'è strutturato lo strumento. Poi abbiamo il pollice dietro, stessa cosa, vado a togliere, in questo caso ce la faccio anche con le mani a togliere la chiave e vado ad appoggiarla. E poi abbiamo la chiave del sol diesis. Per la chiave del sol diesis è meglio avere un cacciavite lungo in modo da non avere le molle che diano, diciamo, fastidio, e vado a svitare completamente anche questa. Sto iniziando a diventare un po' cieco con l'età, dovrei mettermi gli occhiali, ma ancora persisto a non mettermeli. Ecco, quando siamo arrivati alla fine della filettatura, prendo sempre la pinzettina, appoggio in questo modo e cerco di far uscire chiaramente la vite. È un pochettino dura. Ecco, sta per uscire, togliamo anche la mollettina. Perfetto, e ora il pezzo è completamente smontato. Passiamo ora al trombino. Eccolo qua, trombino discendente al si, solita procedura. Andiamo a svitare la vite. Ecco, mi vado ad aiutare con la pinzettina e la tiro fuori completamente. Vado a togliere le mollettine come sempre e qui abbiamo la bella meccanica smontata e anche il trombino è perfettamente smontato. Passiamo alla testata. Voi sapete che all'interno della testata c'è un tappo di sughero, che è quello che va poi sempre regolato e controllato con la sua bacchettina. Andiamo a svitare la ghiera di sopra. Poi abbiamo un apposito strumento fatto di legno che si inserisce nella parte di questa parte e andiamo tranquillamente a spingere e come vedete abbiamo tolto il tappo. Ecco, vedete il tappo, è tutto sporco, tutto da sostituire e da lavare, e una volta che abbiamo tolto lo strumento ora possiamo procedere poi alla pulizia per il ripristino e la registrazione dello strumento. Spero che questo video vi sia piaciuto per capire appunto come smontare un flauto traverso. Naturalmente non lo dovete fare così per curiosità, perché comunque sono strumenti delicati che necessitano di una certa competenza. Però anch'io ai miei tempi, quando ho iniziato a riparare, mi sarebbe tanto piaciuto poter vedere un video che mi avesse aiutato ad imparare. Ok? Io vi ringrazio molto, vi invito a iscrivervi al nostro canale YouTube e vi aspetto qua da Borsare Strumenti Musicali e Rotondatori a Bologna. Ciao!